Stiamo girando, Benny. E non ti far vedere sulla porta, per piacere, perché mi dà fastidio, mi distrae. Scusami, cosa dicevi? Marina mi piace molto. Ha quest'aria snob, d'altra parte chi nasce in certe famiglie ce l'ha per forza, no? Lei è così, è totalmente libera. Ha una bellezza interiore, nel cinema ha fatto benissimo, nella fotografia ha fatto ancora benissimo. È stata la pioniera delle produttrici italiane. Quel numero lì di film importanti, di film fatti da tanti registi diversi e di film molto, molto belli anche e che reggono anche al tempo, perché se io vedo Il giorno a Civetta oggi o qualsiasi film, anche non parlo neanche di Indagine, perché sono tutti dei film che fatti uno dietro all'altro, è un momento abbastanza importante. E poi resterà nel cuore del pubblico, alcuni per la storia, altri semplicemente, per esempio, penso a Metti una sera a cena, che poi è un film che ha suscitato tante polemiche, ma anche tanto interesse al momento dell'uscire, anche solo per la colonna sonora a volte, no? Certo, meraviglioso. Il libro è stato importante perché sì, lì è il cuore, diciamo, del, però è un cuore che si accende e si spegne perché dura pochi momenti e pochi mesi e non si è mai riuscita a dare al Lido una vera vita, e questo è un po' un peccato, però certamente il festival più importante, il primo festival al mondo, eccetera, nasce al Lido, c'è poco da fare. Lì ci sono le prime 20 cabine a destra, erano le cabine privilegiate, erano le uniche cabine su cui una volta cresceva l'ibiscus. E allora c'è questo mio amico simpaticissimo che era il manager dei Rolling Stones, il principe Lernstein, diceva che quello era l'ibiscus set, che poi lì che Onassis ha conosciuto la Callas e tutto, in tutto quel gruppo di cabine, dove stava Elsa Maxwell, dove stava la mia nonnastra Volpi, e quella era la zona degli amici. Lei ha lavorato con la Vermeuller, con Pasolini, con De Sica, con Leone, insomma, se dovesse scegliere, è impossibile, immagino, però magari uno tra loro di cui mantiene un ricordo, un'immagine più forte. Guardi, onestamente io ho nel cuore tutti questi registi, però la persona più simpatica al mondo, e non solo nel mondo del cinema, era Vittorio De Sica, su questo non c'è dubbio proprio, era un uomo con un fascino, una simpatia, una semplicità, una voglia di divertirsi unica. Da un punto di vista di come metteva la macchina alla presa e come girava, ho sempre detto che purtroppo, perché è morto giovane, non ha rivelato tutto, ma era un uomo di immenso talento, Elio Petri. Stavolta come mi ammazzerai? Ti taglierò la gola. Comunque lo percepivate di vivere un momento speciale d'oro del cinema? Cioè si capiva in quel momento lì o era comunque una normalità? Non si capisce mai quando le cose hanno una vita breve, quando stanno per finire. Neanche noi stessi capiamo quando stiamo per finire. Forse col cinema, quando io sono andata via per dei motivi un po' familiari e dopo la morte di mio fratello, quando sono tornata e forse avrei, c'era un cinema completamente differente, era nata la televisione ed era molto complicata la cosa, quindi non posso dire che poi noi ci aspettassimo questo.